Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Oggi volevo fare questo vloghettino, spero che non verrà troppo lungo, anche per ovviamente non annoiarvi, perché c'è un discorso, un argomento, un tema che mi preme portare sul canale. Tema, appunto, argomento, discussione che ho intavolato con Crime. Ho visto che molti altri, anche e soprattutto big di YouTube, ne hanno parlato, tipo Gabbo di Squared, Ciccio Gamer e cose del genere. Ed è un discorso che, sapete, per quanto io cerco di restarne completamente fuori da queste cose, è una cosa che riguarda appunto tutti i canali di videogiochi o comunque di creatori di contenuti su YouTube Italia, che spaziano nei videogiochi, magari alle esplorazioni, alla cucina, al make-up e quant'altro. Allora, il discorso però, soprattutto appunto in campo videogiochi, il discorso è semplice. Sembra che non ci sia più ultimamente il vero attaccamento allo YouTuber. Sembra che ci sia più l'attaccamento a quello che lo YouTuber decide di fare o comunque decide di portare al canale. Per farvela in breve, ho visto che ultimamente, ma su tutti i canali di YouTube Italia, anche quelli che vanno migliori, anche quelli che hanno 1.700.000 iscritti o anche semplicemente 100.000, c'è stato un forte calo di views. Lì per lì, parlandone appunto anche con Cray, si diceva: ma sarà al solito YouTube che ha il problema del mandare feedback e tutto quanto. Però poi uno si fa la domanda, fa: vabbè, però anche se YouTube non ti manda il feedback, i miei iscritti sanno che tutti i giorni alle 3 esce il video, tutti i giorni chi lo fa uscire alle 3, che alle 5, che alle 7, insomma, ognuno c'è il suo orario, esce il video, quindi anche se il feedback non arriva, fa: boh, fai vedere cosa ha fatto Corridan, clicco, oh, alle 3 è uscito il video, no, poi se non è uscito, vabbè, chiudo la pagina e ci ripasso domani. Però sembra che non ci sia più tanto l'attaccamento allo YouTuber, c'è Morgana, no, sento ogni tanto muove, c'è fantasmi, quanto l'attaccamento a quello che lo YouTuber fa. Faccio un esempio: molte volte mi capita magari di fare giochi nuovi, che ne so, Heroes in General, o ho portato anche titoli indie, e sotto nei commenti ci trovi scritto "fai arc" oppure "ma quando porti 60 secondi". A parte che secondo me, ragazzi, è una cosa un po' brutta, però quelli che lo scrivono nella maggior parte dei casi non sono veramente fan, o raga, fan non mi piace un cazzo quella parola, ragazzi, persone che ti seguono e ti apprezzano, perché come di, boh, si fanno una mangiata tutti insieme, boh, preparo una pizza 4 stagioni fatta con le mie manine, te la porto, te la guardi e fai, ma una bistecca alla Fiorentina non c'è? Cioè, fai capire che quello che lo YouTuber ha fatto, diciamo, non ti è piaciuto più di tanto, o comunque avresti preferito tutt'altro argomento, tutt'altra pietanza, mettiamola così. Io so, e da una parte lo capisco, per essere sempre preciso e corretto, come sempre, dire le cose veramente come le pensa, a costa di fa una figura di merda. Anche mi sta tornando la barbetta, me la devo un po' tagliare. Tanta gente, lo so, che si è iscritta nel mio canale nel boom, quando ho avuto il boom di 60 secondi, Subnautica ed Ark. Quindi, giustamente, tante persone dicono: io vado sul canale di Corridan, l'ho conosciuto con Ark, me l'ha fatta adorare, quindi voglio vedere Ark o 60 secondi. Però non si sono affezionati ai YouTuber, perché se Ark mi fa 10.000 visualizzazioni e vedere che magari un Heroes in General o un World of Warships me ne fa nemmeno la metà, 3.000, 4.000, vuol dire che quelle persone stesse che mi hanno guardato Ark non mi hanno guardato quei video là. Ma non si parla di ragazzi, non si sta parlando di visualizzazioni intese come monetizzazione, Dio mio, 20.000 visualizzazioni su Ark, ci ho guadagnato tot, 3.000 su Heroes in General, non ci ho preso nulla. È passione YouTube, non sono soldi. Poi se arrivano i soldi, nessuno di noi ci sputa, nessuno dall'A alla Z, però è passione. Ma questo, e da una parte lo capisco, perché dice: vabbè, io mi sono iscritto al tuo canale per Ark, se non vedo Ark il video non lo guardo. Però al 50% lo capisco, al 50% no, perché vuol dire che non ti sei affezionato a me. Dall'altro lato positivo, ci sono tante persone che mi scrivono regolarmente anche su Facebook: grazie, mi rallette le giornate, mi strappi sempre un sorriso, sei bravo, sei una persona onesta, ce ne fossero più come te, ti seguirei anche tu facesti Barbera Peronzolo. E quelle ti fanno capire che veramente ti seguono per la persona che sei, non per quello che fai. Un esempio stupido, visto che lo sapete, io ve l'ho sempre, sempre detto, sempre, e annotate questo video, sempre detto: YouTube e televisione non si devono mai trovare, anche perché abbiamo visto recentemente con film al cinema che succedono disgrazie. Secondo me, carte molto potenti da usare, anche a livello di marketing, completamente sbagliate. E quindi non si devono mai incontrare, perché viene fuori lo scoppio, la bomba atomica. Però, prendendo un esempio stupido, è come dire: boh, io seguo D-Max, faccio un esempio, perché c'è Bear Grylls, mi piace da morire, mi piace quel persona, mi fa ridere ed è un esperto di survival. Quando fa survival è un grande, lo seguo tutti i giorni, sono lì sintonizzato. Ma se Bear Grylls un giorno invece di fare survival si mette, boh, una puntata con Bear Grylls in casa sua, in cucina, che cucina con la sua moglie, Love Artegamino, allora non lo guardate. Cioè, non vi interessa tanto la persona e quello che cerca di trasmettere quanto quello che fa. Ed è quello un po' il problema anche degli YouTuber. Cioè, io l'ho visto un calo di visualizzazioni. Vi ripeto, chi se ne frega delle views, ragazzi, non è questo il tema del video. Però è il fatto dell'intrattenimento che riesce a dare. Uno dice: boh,
un gioco che magari non mi interessa, boh, che ne so, potrebbe essere uno che vedo qui sul desktop, Heroes of the Storm della Blizzard, non lo guardo, mi porta Guild Wars 2, non lo guardo. Però, boh, c'è Corridan, c'è Cry, c'è Gabbo, c'è Ciccio Gamer, c'è chi cavolo vi pare a voi, Lion, Gabby, tutti gli youtuber del Redbox del mondo. Dice, me lo guardo perché comunque mi piace lo youtuber e lo seguo. Chi se ne frega del gioco che sta facendo? Poi magari il video non lo vedo tutto perché mi rompo coglioni. Comunque andiamo a vedere come si comporta in questo gioco, come lo tratta. E quella è la cosa che secondo me dà un po' fastidio. Non è per l'ultima volta per il calo delle views quanto per il calo dell'interesse. Uno va lì e dice, vabbè, vediamo cosa ha fatto oggi Corridan. Ha fatto, io aspettavo Ark, fai Ark. Invece di fare Ark... ha fatto, che ne so, Breaking Point, la mod di Arma 3. Oh, io vi leggo tutto e le trovo sul desktop. E non glielo guardo. Semplicemente non glielo guardo perché il gioco non mi piace, mi fa schifo, non mi dà niente. Anche se l'ha fatto Corridan, mi importa una sega. È quello il fatto che dispiace un pochino. Spero che le cose cambieranno, ma vi giuro, la cosa secondo me importante, ma non per me, per tutti gli youtuber, perché giustamente anche Gabbo, poi... andatevi a vedere il video e tutto quanto, però ho visto che ha fatto un video di Destiny, qualcosa del genere, quanto c'ha, 700.000 iscritti, insomma. E il video di Destiny è andato male, tipo gli ha fatto 20-30.000 views, che poi cresceranno nel tempo, ragazzi, tutti gli iscritti che c'ha. Però dice, cioè, ho sfruttato il 2% dei miei iscritti, cioè non me l'ha cagato nessuno. Potrebbe non essere piaciuto e siamo tutti d'accordo, però dice, boh, magari mi garba Gab, un bravo ragazzo, riesce a comunicare bene, riesce a fare i video bene, è divertente, tutto quanto, è solare, gli guardo il video, invece no, proprio, cioè... guardo il titolo Ark, a me Ark mi fa schifo, non lo guardo. Guardo il titolo Arma 3, no, a me Arma 3 mi fa schifo, non lo guardo. Cioè, allora ci seguite soltanto per quello che facciamo. E infatti tantissime volte, qualche volta rispondo un po' a tono, ma anche un po' per punzecchiare. Lo sapete, sono un po' punzecchiatore, su questo lato un po' alla Yotobi. Però, tante volte non rispondo nemmeno ai commenti, perché faccio, che ne so, faccio un video su World of Warship, se vedo sotto fai 60 secondi, che cazzo ti devo rispondere? È il discorso di prima, ti porto una pizza, mi chiedi una milanese, è normale che non ci rimango bene, no? Però, ragazzi, alla fin fine, chi se ne frega, ci piacerebbe a tutti gli youtuber vedere molto più interesse, appunto, incentrato sulla persona che fa video, che non sul contenuto che porta. Ovvio, siamo tutti d'accordo, fai un canale di survival e domani inizi a giocare, a mandare messaggini con WhatsApp per rompere le palle alla gente, ragazzi, nemmeno io seguirei più lo youtuber, cioè, mi cambi da un mondo all'altro. Però sempre rimanendo in campo videogiochi, basta spostarsi un pochino, che proprio vedi che i tuoi iscritti perdono interesse, addirittura tanti iscritti storici, che ti lasciano sempre un commento, un like, in quel video non ce li trovi. Quindi, l'interesse è al, secondo me, 20% per lo youtuber e 80% per quello che fa. E ragazzi, è sbagliato perché ci fate capire che... apprezzate soltanto quello che facciamo, ma non la persona che siamo, e quello un po' che dispiace. Comunque, volevo dire la mia su questo argomento, ragazzi, non è una critica assolutamente, ognuno in vita fa cosa gli pare, io sono quello che lo dimostra più di tutti. Però, mettiamola così, non è bello, un po' ci rimaniamo male da questa parte qui. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti come la pensate su questo argomento. Io spero, insomma, che qualcuno apra gli occhi, che un po' il discorso cambi, non ce ne frega niente delle views, e per il fatto però dell'interesse, che è normale, in un video vedi 30.000 views, e in un video ne vedi 3.000, fai, vabbè, ma... cioè, la gente che... gli stessi... gente esterna a un discorso, perché ti segue trovandoti a caso per quel dato gioco, ma i miei iscritti non mi seguono nemmeno allora a quel punto lì. Ed è una cosa un po'... triste, mettiamola così, però chi se ne frega, le cose importanti sono altre, andiamo avanti. E niente, volevo dire la mia sull'argomento, perché è un argomento che non riguarda me o non riguarda quello, riguarda tutti i creatori di contenuti. Ragazzi, voi al solito, fatevela prendere bene e niente, fatemi sapere nei commenti come la pensate. Ciao.